Ragazzi, eccoci qui con un nuovo video sul canale. Vi dico la verità, questo video non era programmato, ma mentre cercavo delle informazioni su Daylight, perché ci devo fare il video teoria che spero voi vedrete presto, mi sono imbattuto in questo test, quindi ho deciso di farlo insieme a voi per vedere un pochino che tipo di mostro sarei io. Tra l'altro in descrizione vi lascio il link, così mi potete far sapere, qualora vogliate, che tipo di mostro siete voi in Daylight. Comunque, senza perdere tempo, partiamo. Esplora. Immagina di visitare una città europea pittoresca. Andiamo avanti, ok, ci siamo. È uno di quei giorni lenti, senza stress, con un sacco di tempo per andare a zonzo, con un caffè in mano e una bella musica nelle cuffie. Va bene. Ormai non è più una cosa possibile perché c'è il Covid, comunque. E vorresti che quel momento durasse per sempre. Bang, un'esplosione, credo, anche dall'immagine dietro sembra un'esplosione. Tutto a un tratto, un drone militare precipita poco lontano da te. Un incidente, no, un attacco aereo. Poi ci sono le immagini del drone. Bang, bang! Le esplosioni si fanno sempre più vicine. Vorresti scappare, ma non sei dove. Una nube di fumo giallo ti attanaglia. Inizia a coprirti i piedi, le gambe, poi fino a insinuarsi nei tuoi polmoni. L'ultima cosa che ricordi è la mano di un mostro che regge una tazza di caffè. Ma aspetta, la mano è tua. Ok, quindi noi siamo stati infettati da questa nube che ci ha trasformato in un mostro, va bene. Compila il questionario in basso e scopri che tipo di mostro sei. Vediamo. È questo che siamo venuti a fare. Qual è il tuo gruppo sanguigno? Sapete che non lo so. Vado a vedere la testa sanitaria, torno subito. Ok, rieccoci. Mi sono andato a informare, controllo sulla testa sanitaria, non c'ero. Ho chiesto ai miei, dovrei essere positivo, quindi nessuno dei precedenti. Mangi carne? Sì. Di recente hai avvistato un mostro di Daylight 2 anche guardando... Sì, va bene, sto facendo il video quindi per forza, voi state vedendo questo video quindi per forza. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla luce UV? Una discoteca, una zona sicura, una discoteca. Cosa provi quando cala la notte? Esaltazione, adrenalina, assopimento e incapacità di pensare lucidamente. Io in realtà la maggior parte dei video che scrivo sono di notte, quindi più questi. In realtà il giorno sono molto più spento rispetto alla notte io. Ti capita di urlare nel sonno? Credo di no, ma chissà. Questo appunto. Come ti comporti quando devi confrontarti con qualcuno? Gli dico le cose come stanno in faccia e gli mando un messaggio. Io sono uno che usa poco il telefono, più che altro perché mi secco, quindi genericamente gli dico le cose in faccia. Come ti senti quando provi molta, molta rabbia? La rabbia pervade il mio corpo, mi suonano i palmi delle mani. Esatto. Scopri il tuo destino, cosa sono? Un umano, va bene, perfetto. Stando alla diagnosi sei ancora un umano. Sei ancora un umano, ma ricorda che gli esseri umani rimangono comunque il mostro più pericoloso di tutti. Se nella città hai un fidato amico che ritieni tale, sappi che potrebbe rivelarsi una persona completamente diversa. Non appena il cibo o l'acqua dovessero scarseggiare. PS, per ora ti è andata bene, ma prima o poi finirai col diventare parte dell'esercito di mostri. È solo una questione di tempo. Ah, bene, un'ottima notizia. E niente ragazzi, io sono risultato un essere umano. Fatemi sapere voi se fate questo test, insomma, che cosa risultate. Anche per vedere un pochino le altre descrizioni dei mostri, magari che sono, mandatemi qualche foto sul mio profilo Instagram in direct, mi lascio il link in descrizione, così possiamo magari anche andare a utilizzare queste foto, che so, per l'analisi del video. Può essere anche utile. E niente ragazzi, con questo video di oggi si conclude qui, alla prossima.